Alessandro Mastronicola è uno dei difensori sicuramente più apprezzati che è passato a San Giovanni Valdarno, ha vinto un campionato, è stato protagonista di un'ottima stagione in C2 prima del volo verso la Romagna, ovvero verso Rimini, che per lui è stato, diciamo così, importantissimo anche da un punto di vista privato, perché poi insomma sappiamo che hai messo su famiglia, eccetera, eccetera. Ben ritrovato quindi al nostro Alessandro Mastronicola. Ciao Ale. Ciao Massimo, grazie dell'invito. È un piacere, è un piacere. Gli azzurri vincenti, ma anche quelli meno vincenti, è sempre un piacere ritrovarli. Sono il 99-2000 perché insomma ti ha scovato nel Lazio un certo Severo De Felice, no? Ti ha fatto da procuratore. Praticamente sì, io per quella scelta di quella società devo tanto a Severo. Con Severo ci siamo conosciuti 2 anni prima del mio arrivo a San Giovanni, lui venne a giocare ad Isola Liri, vicino a casa mia, e lì abbiamo stretto una grossa amicizia, ci siamo legati tantissimo e lui mi aveva sempre promesso di ti devo portare via, ti devo portare via, ti porto alla Sanjo, ti porto alla Sanjo, ti porto alla Sanjo, la È stato di stagione. parola. Era a San Giovannese, c'era Cori come allenatore. Io quando sono arrivato, sì, ho trovato a Cori. L'estate era stata un po' diversa Sì, perché, perché c'era Braglia. bravissimo, esatto, quindi con Severo, Braglia mi contatta, mi dice io mi fido della parola di Severo, so come la pensano certe persone, su certi giocatori, quindi te sei un giocatore della San Giovannese e siamo a posto così. Che poi nel giro di una settimana, 10 giorni, vengono stravolte un po' le cariche, arriva a Cori, io Sì, mi perché trovo Braglia accettò e a col senno proposta del ardente fuoco. lì per lì bruciò un po' a tutti, ma col senno del po' aveva ragione, perché Ah, insomma, sì. accettò una piazza come Foggia. Esatto, La andò a cosa Foggia. che più bruciò, che si portò dietro, non so se ti ricordi, perché magari li ha incontrati come avversari, un difensore importante come Bettini, Riccardo Sì, Bettini, come no, Madonna. che ecco Poi è appunto. tornato alla San Giovannese a fare, insomma. Esatto, e poi si portò dietro Parravicini, che è un tuo, diciamo, corregionale laziale, che insomma, si era visto di che pasta era Erano fatto. due giocatori importanti per la San Giovannese di allora. Erano, tu mi insegni che, insomma, voglio dire, sei una persona di calcio da una vita, togli un difensore esperto, il centrocampista più esperto della squadra, insomma. Esatto. E infatti mi ricordo che il compianto Arduino non gliele mandò a dire. Però insomma si rifece prendendo Acori che 2 anni prima aveva vinto il campionato a Sì, Gubbio, con insomma. il Gubbio, esatto. Che ricordi hai? Un aneddoto di quella stagione? Se magari qualche volta avevate tribolato più di altre pensando di non potercela fare, che mi puoi Ma in realtà io ti dico, per me era un'esperienza nuovissima, nel senso io l'anno prima avevo giocato a Civitavecchia, sempre in Serie D, un dire? Sì. campionato, partiti per un campionato di vertice, poi con tante difficoltà in seguito. Quindi in estate poi arrivo a San Giovanni, io per me era la mia Serie A in quel momento, e anche consapevole di dover dimostrare a tutti praticamente, anche a me stesso, Sì. di poter dare un contributo. Quindi la mia preoccupazione è quello che dicevo prima, al momento in cui il cambio allenatore, io chiamo proprio Morandini e gli chiedo cosa devo fare, perché io avevo parlato con Braglia. Dice Morandini, mi disse: no, tu sei un giocatore della San Poi Giovannese. dopo arrivò le sirene dalla Romagna. Ma anche allora, anche lì è stata tutta una vicenda un po' così, nel senso che io effettivamente stavo bene a San Giovanni, mi ero trovato bene con tutti in città, con i ragazzi, con i compagni di scuola, avevamo stretto veramente amicizia, avevamo creato una bella famiglia. E quando si parlava che io dovevo andare via, per me non era proprio facile, o comunque non ero convintissimo di andare. Quindi chiedo al presidente, al Casprini, di incontrarlo. E io gli dissi proprio che non volevo andare via, che mi volevo allungare il contratto. Che il presidente mi allungò il contratto, però dopo ho saputo insomma che lui aveva già preso accordi con Rimini e quant'altro. Quindi io in realtà non volevo andare via da San Giovanni, anche se poi tutti i compagni di squadra mi dicevano che dovevo andare assolutamente via, perché
Rimini aveva altre prospettive. E da lì, dai, è iniziata un po' tutta la mia avventura. Ho proseguito la mia avventura che avevo iniziato a San Giovanni, insomma. Peraltro, l'anno in cui tu andasti a Rimini, c'era anche Caleri in Bazzica per venire in Romagna. Però Cristiano, che tutt'oggi saprai bene, ricopre il ruolo di direttore sportivo, alla fine, insomma, pur tentennando, restò a San Giovanni, insomma. L'esperienza di Rimini che per te è stata quella più importante, no, della carriera? Sì, assolutamente sì. Da lì anche se il primo anno per me è stato complicato, sia a livello calcistico, sia a livello di ambientazione qui a Rimini, però in realtà mi sono rifatto con gli interessi gli anni successivi, insomma, e tuttora vivo qui, ho messo su famiglia qui, quindi... Infatti, non è che hai scelto proprio un luogo brutto brutto, insomma, non lo era brutto neanche quando io non stavo bene, ero io che non mi ero ambientato, poi le cose sono andate diversamente, quindi sono andate meglio e io... Così. E dopo l'esperienza di Rimini, vogliamo ripercorrere, sei arrivato a Rimini, hai giocato tanti anni e poi dopo... Cosa è stato di Alessandro Mastronicola professionalmente parlando? Ho raggiunto la Serie B, ho fatto un anno di B, io avrei voluto continuare qui a Rimini perché, per tanti motivi, perché comunque ero in B, invece poi la situazione non era proprio così definita bene, nel senso che la società cominciava a fare acquisti importanti, per carità, assolutamente libera di farlo, solo che poi ero un po' sentito messo in disparte. Questo non mi interessava in realtà, nel senso sapevo che dovevo giocarmi con giocatori di categoria, giocatori importanti, giovani, promettenti sicuramente, e io ero pronto a giocarmela, invece di avrei dato tutto per ritagliarmi il mio spazio. In realtà la società e purtroppo anche il mister Acori, con cui poi ovviamente ho chiarito tante cose, tuttora noi col mister ci sentiamo, aveva un po', nel senso che siccome il mister tra virgolette ha avuto sempre un debole per me diceva se io ho Mastro lo faccio giocare perché so che lui merita il posto. In realtà il progetto della società era su altre persone, su altri giocatori, quindi tuo malgrado sono andato a Padova dove comunque ho fatto due stagioni personalmente buone stagioni, anzi ottime stagioni a livello, piazza importante, a livello personale. Purtroppo non abbiamo raggiunto i risultati che la società si era prefissata, quindi finiti i due anni di contratto sono andato via, sono andato giù a Barletta in C2 e l'anno successivo mi sono ritrovato con Severo a Scafati dopo praticamente 10 anni che ci sentivamo solamente via telefono, insomma. E lì abbiamo avuto una grande disavventura, nel senso solo lo spirito di amicizia ci ha tenuto uniti, perché poi a livello societario... Sì, me lo ricordo. Insomma, è stata abbastanza una sofferenza. Sono tornato a Rimini a giocare, perché Rimini nel frattempo non si era iscritto nei professionisti, quindi sono ripartiti in Serie D con una società che voleva costruire con gente giovani del posto e gente affezionata a questa città, quindi sono tornato a giocare a Rimini, ho vinto un campionato di Serie D ancora, abbiamo fatto i playoff l'anno successivo di Serie C e abbiamo perso con il Cuneo e niente, poi da lì ho iniziato a lavorare nel settore giovanile, ma ho continuato a giocare in eccellenza. Sì. Ma l'idea era quella di non muovermi più lontano, se, a meno che non ci fosse stato un progetto l'offerta serio, della vita, è chiaro. E da lì, insomma, eccellenza, poi ho deciso anche di smettere di giocare in eccellenza perché mi volevo dedicare alla carriera di allenatore, quindi sono il giovane del Rimini, prima squadra con il Rimini, con Acori come vice, l'anno di eccellenza stravinto, San Maurese, Savignanese. Quest'anno Savignanese che non è andata bene, ma perché insomma ti hanno chiuso il campionato a metà stagione per i noti problemi che sappiamo. E una domanda mi viene spontanea dall'alto della tua esperienza, l'attaccante più forte che hai mai trovato in tutti questi anni della serie, quando lo vedevi davanti, c'è accidenti, mi ritocca lui.
C'è un nome o più nomi, che ne so, qualcuno. Ma ne sono tanti di nomi, mi viene in mente Pia, mi viene in mente Calaiò, mi viene in mente Calaiò. Ce ne sono tanti, mi viene in mente, vabbè, Toni della Fiorentina, ci feci una Coppa Italia, sì. Il militare ovviamente del Bologna, sempre in Coppa Italia quando ero qui a Rimini, ma sì. Ce ne sono sicuramente tantissimi, ne dimentico. Riganò, cioè, come fai a dimenticarti uno come Riganò? Gli attaccanti più forti li hai trovati tutti poi alla fine, insomma. Sì, assolutamente sì, io penso di averli incontrati tutti. E il compagno più forte, dico, mi viene in mente Ricchiuti, no? che è un'icona a Rimini, però magari hai giocato anche con compagni più forti di Ricchiuti, no? Ma allora, per talento, credo che Ricchiuti sia una spanna superiore a tutti, però mi viene anche in mente la Grotteria, quando un altro argentino, Palermo, Ancona, Palermo, cioè, Ancona, dalla forza indescrivibile, ma poi ogni reparto, secondo me, ho incontrato gente veramente molto in gamba, molto forte. Mi viene D'Angelo come difensore centrale, che oggi è tutto un allenatore del Pisa. Insomma, è uno dei difensori, secondo me, più forti. Peccarisi è un altro difensore Maurizio roccioso. Peccarisi, me lo ricordo. Racchini, un centrocampista mezzala dal gol, comunque da un'intelligenza tattica strepitosa. Quindi Floccari, Muslimovic, ce n'è. Floccari l'ha fatto brutto al Milan qualche settimana esatto. L'ha fatto brutto. Che pensare, ha segnato anche alla San Giovannese negli anni quando tu eri a Rimini. Ricordo che Floccari ci furgò, c'era ancora Di Nicola l'attaccante. Lo stesso Moscardelli che... Quello poi noi a San Giovanni... Ho incontrato la prima volta quando io ero a Rimini e lui a San Giovanni, e poi è venuto a giocare a Rimini, insomma... Sì. Ce ne veramente tanti, tanti, tanti. Ogni tanto quando vado a vedere, ho detto cavolo, cioè, ho di avversari bravi o di compagni di squadra altrettanto. La lista è lunga. Ascolta, Ale, quindi per concludere, ad oggi come sei sposato? Hai un figlio? Vivi a Rimini? Oggi alleni la Savignanese, che appunto causa Covid era nella zona playout e retrocessa in Eccellenza. Con quali obiettivi? Vogliamo costruire qualcosa di importante. È una società che è una delle società più sane che abbia mai visto e conosciuto qui nel circondario. E vogliono ricostruire, lavorando molto sui giovani del loro settore giovanile, perché viene considerato uno dei migliori settori giovanili della zona. Quindi ricostruire, quindi far crescere ancora di più i giovani e ovviamente con un mix di giocatori importanti come Over, e tentare di fare il meglio possibile, diciamo, nella zona playoff, no? Immagino. Non mi hanno assolutamente chiesto di vincere il campionato, ma io vorrei, voglio, non è che vorrei, voglio vincerlo a tutti i costi, perché a me fare le cose così tanto per farle non piace. A mezzo. L'idea è quello di partire forte per arrivare forte. Chiaramente le difficoltà saranno tantissime, però vediamo di farcene. Insomma. Grazie Alessandro di cuore. Volevo dire, scusami ma se ti interrompo, ci mancherebbe. La San Giovanese è stata la società che mi ha permesso di fare tutto questo. Sì. Io sono arrivato, come dicevo prima, sono arrivato a San Giovanni sconosciuto da tutti. Sì. Ti conosceva Severo e basta. Avevo fatto la Serie D, ma ovviamente sempre gironi sud. Quindi girone pugliese, campano, sì, calabrese, quindi ecco un altro tipo di conoscenze così. Però la San Giovannese mi ha permesso effettivamente di fare questa carriera e Severo in modo particolare mi ha dato questa mano. Io spero di aver cambiato questo favore. Assolutamente. San Giovannese, come ci dicevamo l'altra volta, è stata, cioè, la porto sempre nel cuore, perché effettivamente è stata la mia prima società che mi ha permesso effettivamente di vincere un campionato, di credere in me, anche se io per la San Giovannese non ero nessuno. Chiaro che ho dovuto dimostrare, quindi me lo sono guadagnato, ma me lo sono guadagnato perché a molte persone, tra cui Morandini, che allora era ed è tuttora, come ben sai, infatti. Hanno creduto in me, pur fidandoci, ecco, di un altro
grande uomo come Severo, insomma. Grazie ad Alessandro Mastro Nicola, in bocca al lupo per la sua carriera. Massi, grazie davvero, in bocca al lupo anche a voi.